Marta alzò lo sguardo dal libro e fissò quel paesaggio che variava di secondo in secondo. Quando comprava il biglietto, chiedeva sempre il posto vicino al finestrino. Le piaceva viaggiare in treno. Le permetteva di impiegare il tempo per fare ciò che amava di più. Leggeva, ascoltava la musica, guardava un film. Scriveva, pensava, sognava. Presto quei lunghi viaggi sarebbero terminati. Il dottorato era agli sgoccioli ed una volta preso questo titolo non era detto che Parigi sarebbe rimasta ancora la sua casa. In fondo le mancava la sua città natale, quel piccolo paese nelle Langhe in cui tornava sempre volentieri. Un piccolo borgo che non le avrebbe permesso un gran futuro. Appena terminati gli studi nella vicina università, espatriare era risultata la cosa più sensata da fare. Anche Gabriel aveva deciso che era meglio lasciare il suo paese d'origine. Il suo stato era percorso dalla guerra, anzi, Gabriel non aveva mai conosciuto la pace. Anche lui aveva studiato, ma le sue mani erano logorate dal duro lavoro. Un lavoro che gli permetteva a stento di sopravvivere. Sua moglie non aveva occupazione, i suoi figli non sarebbero potuti andare a scuola. Un giorno Gabriel incontrò due signori. 2.000 dollari e la sua vita sarebbe cambiata. Gabriel era laureato. Una volta giunto in Europa non gli sarebbe stato difficile trovare un lavoro. Non appena si fosse sistemato, un aereo gli avrebbe riportato sua moglie e i suoi figli e insieme avrebbero dato il via a quella nuova vita. Sarebbe iniziata la loro vita nella pace, la loro vita senza la guerra. Questo è quello che gli avevano detto, che gli avevano promesso. Gabriel andò nel luogo prestabilito, nel giorno e nell'ora prestabilita. Pagò i due signori. E con la sua sacca più vuota che piena prese posto sul traghetto. A distanza di mesi, adesso si trovava su quel treno diretto a Parigi. Là abitavano i suoi cugini, i quali gli avevano trovato un lavoro da lavapiatti in un ristorante del loro quartiere. Certo, non era come fare l'architetto, ma quel lavoro gli avrebbe permesso di riabbracciare presto sua moglie e i suoi figli. Aveva sonno, Gabriel. Avrebbe voluto dormire tutto il viaggio e risvegliarsi nella capitale francese, ma appena chiudeva gli occhi, la sua mente gli proponeva quelle terribili immagini. La guerra, il lungo viaggio di notte a bordo di un traghetto insieme ad altre 1.000 persone. L'arrivo sulle coste italiane, i controlli, i giorni nei centri d'accoglienza. La sensazione di aver perso tutto, la consapevolezza che in quella terra straniera non avrebbe trovato tutto ciò che gli era stato promesso. Stava pensando a tutto questo quando una donna non più giovane gli passò a fianco e perdendo l'equilibrio lo colpì accidentalmente. «Oh, mi scusi, caro!» esclamò la donna. Gabriel sorrise e rispose. Nessun problema, signora. Replicò un passeggero. Oh, non faccia caso a mia moglie, è sempre la solita. Un arzillo 75enne prese la donna per mano e i due si sedettero qualche posto più avanti. I coniugi Martini erano su quel treno per la seconda volta. La prima era stata per il viaggio di nozze, 50 anni prima. Adesso erano alla vigilia delle loro nozze d'oro e da sempre avevano deciso che, se loro e il loro matrimonio fossero stati ancora in vita, sarebbero tornati a Parigi per quell'occasione. Il signor Martini sistemò la valigia e prese posto in fianco a sua moglie. La guardò e le sorrise. Non era più la ragazza di 20 anni che aveva visto avanzare pian piano verso l'altare, ma adesso, 50 anni dopo, il loro amore era ancora vivo. Il matrimonio è fatto di alti e di bassi. Non era stato sempre tutto rose e fiori.
Ma i signori Martini, che si erano giurati amore eterno nella gioia e nel dolore, avevano saputo affrontare ogni tipo di difficoltà. Erano diventati genitori e adesso erano anche nonni. Avevano sempre lavorato tutti e due per permettere ai loro figli una casa, un'istruzione, una vita serena. La serenità aveva sempre regnato in casa loro, anche se per un attimo qualcosa aveva tentato di spegnere quei sorrisi. La signora Martini era appena andata in pensione quando scoprì di avere un tumore. La malattia le stava portando via le forze, ma la signora Martini era più forte di quel carcinoma. Tra un ricovero e l'altro, la sua famiglia le era sempre stata accanto. Ed anche nella malattia, era riuscita a regalarle qualche momento di svago, qualche angolo di spensieratezza. Aveva perso i capelli, ma niente e nessuno le avrebbe fatto perdere il sorriso. Adesso, dopo 50 anni, era ancora là, su quel treno, con suo marito. Era lì, con il suo primo grande ed unico amore, a festeggiare ciò che non era stato solo un matrimonio, ma una vittoria conseguita insieme. Anche Nicole stava aspettando quel treno. Quella mattina, quando si svegliò, decise che quello sarebbe stato il giorno giusto per compiere il suo viaggio. Si mise alla scrivania e cominciò a scrivere una lettera, una lunga lettera. Una lettera scritta con la vecchia stilografica, su carta bianca, come non faceva da anni. Poi si vestì e prese la porta di casa. Si incamminò verso la fermata del bus, salì e giunse in stazione. Non aveva il biglietto Nicole, ma si sedette ugualmente sulla panchina ad attendere il diretto Milano-Parigi. In stazione c'era un sacco di gente che andava, chi veniva, giovani che si salutavano e famiglie che si abbracciavano. Era sicuramente un bello spettacolo da ammirare, ma non aveva niente a che vedere con la pace e la tranquillità che si può assaporare su un treno. Sul treno, infatti, non c'era aria di frenesia o agitazione. Marta aveva acceso il suo computer portatile ed aveva ricominciato a mettere mano sulla sua tesi. Era finita, l'aveva completata da settimane, ma non perdeva mai occasione per rileggerla e per porci qualche modifica. Era la sua ultima opera. Dopo di quella doveva solo pensare al suo lavoro, al lavoro più giusto per lei, che potesse donarle delle buone fondamenta per un futuro stabile. Avrebbe dovuto scegliere se restare in Francia, se tornare in patria o se trasferirsi altrove. Qualsiasi fosse stata la sua scelta, sapeva bene che la sua famiglia l'avrebbe aiutata e sostenuta. Si sentiva fortunata per questo, sapeva che in qualsiasi posto del mondo avesse preso dimora, la sua famiglia e la sua casa nelle Langhe sarebbero state il suo porto sicuro. Sempre. Le dita di Marta scorrevano veloci sulla tastiera del computer, poi ogni tanto si fermava per rileggere il pezzo che aveva corretto. Talvolta distoglieva lo sguardo per guardare altrove ed era in quegli attimi che i suoi occhi incrociavano quelli di Gabriel. I due si scambiavano un sorriso. Avevano passato così tutto il viaggio a incrociarsi frugalmente e a sorridersi. Marta aveva intuito che Gabriel era un uomo che avrebbe avuto tanto da raccontare, ma la sua timidezza cronica le impediva di far domande. Gabriel poi amava chi non faceva domande. Aveva trascorso gli ultimi mesi a dare risposte, a subire interrogatori. Tutti che volevano sapere, pochi che li credevano, nessuno a cui importava realmente ciò che aveva da dichiarare. Adesso si sentiva cullare da quel treno. Il pensiero di arrivare a Parigi gli metteva gioia e ansia allo stesso tempo. Parigi era realmente la sua ultima spiaggia. Se fosse andata male anche qua, poteva solo tornare al suo paese. Tornare nella guerra, nella fame, nella disperazione. Non era mai stato a Parigi.
L'aveva vista solo sui libri. Sapeva tutto di quella città, della sua storia e delle sue bellezze. L'inconfondibile stile gotico che padroneggia in quella metropoli, studiato e ristudiato nel suo percorso di laurea. I pensieri di Gabriel si fermavano ogni volta che buttava l'occhio sui due sedili in fondo. Vedeva quei due vecchietti scambiarsi ancora carezze ed effusioni. Pensò a sua moglie, al giorno in cui avrebbe fatto un viaggio con lei in una città europea, solo per festeggiare il loro amore. Quest'idea gli diede la forza per affrontare tutto il viaggio e lo rassicurò su ciò che avrebbe intrapreso una volta sceso dal treno. I signori Martini non erano certo introversi. Passarono le ore in treno ad intrattenere i passeggeri vicini con aneddoti e storie più o meno divertenti. Erano avanti con gli anni, avevano tanto da raccontare. Erano piacevoli i signori Martini, ne avevano passate tante. Quel viaggio era il loro primo premio, la loro medaglia d'oro. Non potevano non condividere il loro vissuto con chiunque li circondasse. Anche Nicole aveva delle storie da raccontare. Avrebbe potuto cominciare dalla prima delusione d'amore, ma tanto quella capita a tutti. Tutti prima o poi veniamo feriti da chi amiamo e da chi dice di amarci. Non serve a nulla starci male, la vita continua. Anche la perdita dei genitori sarebbe stato un argomento interessante. Ah, ma è normale che i genitori muoiano prima dei figli. Anzi, è quello che ogni padre e ogni madre si augura. No, ma non era questo a cui Nicole si riferiva. Lei e i genitori li aveva persi il giorno che l'avevano messa alla porta di casa, quando aveva lasciato gli studi per inseguire quel grande amore, che dopo averla sedotta, l'ha abbandonata. O meglio, l'ha sedotta, picchiata e abbandonata. I suoi genitori la respinsero anche quando un carabiniere bussò alla loro porta dicendo che c'era una ragazza in ospedale ricoverata per overdose. Nicole avrebbe potuto raccontare dei giorni in comunità, del percorso di recupero, dei colloqui di lavoro che terminavano con "le faremo sapere". Nicole però non era arrabbiata. Non odiava i suoi genitori. Bisognava comprenderli, visto che in lei riponevano ben altre aspettative. Non odiava nemmeno l'uomo che l'aveva ridotta in quello stato, poiché nella natura umana far del male agli altri. Non odiava l'amica che le aveva fatto conoscere la droga, non odiava tutti quelli che le avevano dato consigli senza ascoltarla. Nicole odiava solo se stessa, lei che aveva dato fiducia a chi non la meritava. Lei che aveva lasciato agli altri la libertà di prendere a calci la sua vita, lei che era lì su quella panchina ad aspettare il treno. Lei che aspettava il treno senza avere il biglietto. Il controllore entrò nella carrozza e annunciò ai passeggeri che presto sarebbero giunti a destinazione. Marta spense il computer. Gabriel staccò il telefono dalla carica. Il signor Martini aiutò sua moglie a mettersi il cappotto e tutti gli altri passeggeri cominciarono a prepararsi. Nicole era ancora là, sulla panchina della stazione. Sentì l'annuncio. Il treno stava arrivando. Allontanarsi dalla linea gialla. Nicole aveva sentito l'annuncio. Vide le persone intorno a lei fare un passo indietro. Sentì il treno in avvicinamento. Si alzò dalla panchina, si avvicinò alla linea, la calpestò, la varcò, saltò, volò. Il macchinista frenò il più possibile, ma solo l'impossibile avrebbe potuto evitare la tragedia. I passeggeri, oramai tutti in piedi con le loro valigie, persero l'equilibrio e si trovarono a terra. Presto seppero cos'era accaduto. Quel treno, che era stato un passaporto per il futuro per Marta,
un mezzo di speranza per Gabriel, un simbolo di felicità per i signori Martini. Era stato strumento di morte per Nicole. Se solo avesse aspettato, avrebbe potuto conoscere l'entusiasmo di Marta, il coraggio di Gabriel e la storia d'amore dei coniugi Martini. Nicole non aveva più ragione per sperare, non aveva più ragione per essere felice, non credeva più nel futuro. Anche Nicole voleva prendere quel treno. Non aveva biglietto Nicole. Aveva scritto una lunga lettera a Nicole. Odiava solo se stessa Nicole. Gabriel, ora in stazione, seduto su una panchina con due rose in mano, ha chiesto un permesso dal lavoro perché quello è un giorno importante. Si è messo il vestito della festa e si è fatto la barba. Dalla parte opposta vede una giovane donna con una corona d'alloro in testa e tre valigie al seguito. Poco distanti da lei, due signori, non più giovani, si tengono per mano e guardano dal tablet le foto scattate nel loro breve soggiorno. Gabriel sente il treno arrivare. Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno si ferma. Il binario viene invaso da centinaia di persone. Non fa in tempo a rendersi conto che si ritrova abbracciato a sua moglie e ai suoi figli. Gabriel dà un bacio a sua moglie e le porge la rosa. Si guarda indietro e vede la panchina sul quale era seduto. L'altra rosa l'ha lasciata lì. Questa è per te, Nicole. Per te, che hai preso il mio stesso treno, il mio treno per la felicità. Riposa in pace, piccola Nicole.